Ciao a tutte amiche di Sirge, oggi vi farò vedere come montare la macchina della pasta pastarella. È molto semplice, abbiamo qui disposto tutti gli accessori, di cui 14 trafile, lo spazzolino per pulire tutti gli accessori, la spatola per avvitare il portatrafile e anche per spingere poi l'impasto. All'interno c'è in dotazione sia le istruzioni della macchina, ma soprattutto molto utile il ricettario per un migliore utilizzo. Adesso vi farò vedere come in pochi minuti monteremo la macchina della pasta. Andiamo a inserire innanzitutto il contenitore della farina. Poi andiamo a prendere l'elica senza fine, ricordatevi sempre di controllare all'interno ad ogni utilizzo che sia pulita. Poi andiamo a prendere la trafila, in questo caso io seleziono quella degli spaghetti, vado a bagnarla. E vado a inserirla. Prendo la vite, mi aiuto per chiuderla bene, prendo la pala. La inserisco all'interno, prendo il divisore e lo infiliamo. La macchina è pronta adesso per l'utilizzo. Ecco, adesso siamo con la macchina montata, siamo pronti per poter fare la pasta. All'interno delle istruzioni c'è scritto: ogni 100 grammi di farina inseriamo 45 ml di acqua o liquido. Io ho già pesato 200 grammi di farina, utilizzo la rimacinata pietra, sono consigliate rimacinata di semola, escludiamo la farina 00 che è molto raffinata e più indicata verso i dolci. Adesso con 200 grammi di farina andrò a mettere 90 ml di acqua dentro il misurino. Oh, ne ho messo un poco troppo, lo ritorniamo. Perfetto. Adesso vado a inserire la farina all'interno della macchina. Poi, una volta messa tutta la farina all'interno, vado a chiudere il coperchio, prendo l'acqua, intanto l'accendo, schiaccio impasto e dura 5 minuti. Adesso vi consiglierò poi di fare almeno 10 minuti di impasto e vi faccio vedere perché. Perché il risultato della farina insieme al liquido deve formare una bella palla e all'interno deve essere completamente pulito il vano dove contiene la farina. Schiaccio impasto e incomincio a buttare l'acqua nell'apposito contenitore. In questi 5 minuti la macchina mescola la farina con l'acqua. L'impasto cambierà anche l'inversione di marcia proprio per fare un impasto omogeneo e il risultato a termine del tempo deve essere una pagnottella omogenea e il contenitore completamente pulito. Vi consiglio di fare almeno 10 minuti di impasto proprio perché così il risultato è ottimale. Come vedete sta già impastando, adesso aspettiamo di ottenere la pagnotta. Come vedete sta terminando il tempo dei primi 5 minuti, guardate l'impasto com'è. Visto che non ho ottenuto ancora la palla perfetta, lo rimposterò, ecco, lo rimposto altri 5 minuti e vedrete poi il risultato che avremo tra 5 minuti. Come vedete, questo è il risultato finale della pagnotta di pasta che praticamente ha impastato.
siamo ormai al termine di 10 minuti, mancano 58 secondi. La pasta la rimpasta, ok. E adesso poi andremo a togliere il divisore e spingeremo la pasta dentro il vano per far uscire la pasta. È terminato il tempo, vado a togliere il divisore. Come vedete, il vano è completamente pulito. Sposto la mia pasta all'interno. Richiudo il coperchio. Mi aiuterò con questo attrezzo in dotazione per spingere la pasta man mano che se la prende. Mi posiziono su il tasto pasta. Si attiverà in automatico la ventola in modo che quando uscirà la pasta si asciugherà attraverso l'aria che esce. Ricordatevi sempre di bagnare la trafila tutte le volte che la utilizzate. Il primo impasto non importa, non sarà perfetto, ma vedrete che riesce perfetta da subito dopo. Come vedete è un po' bagnata all'inizio, ma non importa. Praticamente il risultato che degli spaghetti che stanno uscendo. Come vedete i primi non sono perfettissimi, però man mano che scende la pasta il risultato si vede. In più si sta asciugando. Poi quando volete, a vostro piacimento, tagliate la pasta. Questo è un accessorio che trovate sul sito www.sirge.it, che non è in dotazione all'interno della macchina, è un accessorio a parte. Se no, in alternativa potete utilizzare un filo di nylon o un filo interdentale. Ecco qui la nostra pasta che sta uscendo. Nel frattempo spingo il vano all'interno. Nel frattempo si sta asciugando. Come vedete stiamo ormai terminando, questa è la pasta che è uscita, all'interno non abbiamo più nulla, praticamente spreco quasi zero, anzi nero, l'unico che avremo sarà quello all'interno dell'ultimo pezzo della trafila, che vi consiglio di recuperare facendo uno strato fatto direttamente col mattarello. La tagliate a piccoli cubetti, potete utilizzarla come minestrina, io faccio così, quindi non si spreca praticamente nulla. Ormai siamo agli sgoccioli, il risultato è questo, quindi anche questa volta vi ringrazio per essere stati qui con me. Se vi è piaciuto questo video lasciate un like, se avete domande in merito fatelo pure nei commenti. Come sempre vi ringrazio per essere stati con noi e con me soprattutto, e buona pasta a tutti.